San Giovanni sul muro. Salumeria riconvertita. Thank you.
il bar dell'angolo è sparito. C'era anche una piccola cantina dove si ballava, dove suonava il jazz, e là si poteva suonare il piano. Fishing, Tufts fishing. La bella prima qualità. Storia della musica. Ho cominciato a canturare. Marco Formentini. Mirabilia. Classico Giamaica. San Marco. Mario, allora tutto bene? Allora, città urbana, città urbana. Libanese contemporaneo.
questi come funziona, niente doppia, tagliamento, posto davanti, la persona, in mezzo, l'alimento, fino anche di mosca, su tutto. Sistema con davanti la retina alla blog mette di avere maggiore profondità che si va a nutrimento della luminosità di Agostino. È stata rimessa a posto completamente recente, la libreria dovrebbe anche spostare, si potrebbe spostarsi in altro luogo. Biblioteca, il tuo cellulare per accedere con tutti giunti. Dietro ci sono i giardini della di Brera. Vedete, poi arrivare circa in, all'incrocio con tra via Manzoni e via Tropleone. Metteria, think tank di situazione economica. Thank you.
un proiettore professionale o un altro per fare anche lavori grafici significativi. Tesa. Disotto espressioni con il tuo menù. Filologico. Sul logo c'era il classico della sede della Olivetti, adesso c'è la di San Paolo. Questo tradizionale. Questo palazzo Clerici. Per abbattere il tempo si fa questo ed altro. No, metto di giù. Poi magari qualcosa riesce. Buona giornata. Adesso. Drammatici. Ci ha parlato fino a 3 minuti. C'è una piccola scala di lato.
scarpa. Non ho per scrivere. Sono andato in Calabria. Posso dire la puntata? Anzerotti lui ama. Si colpa. Naro, seria. Con le buffet e le Mattioli del Manzoni, pensi così di pensare da braccio io così. Questa via di un nonno. Dove è qui?
l'acqua acuta. Quella, quella, grazie. Questo ricordo che proprio da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che spinge la porta e scrive che tutti la tirare da un stimato amico Facebook, capoluogo Giuliano. Proviamo a vedere. Sufficiente per circa 5 o 6 piccoli frutti. Prendendo così. Quindi lo usano soltanto. Di conseguenza, se avete fattore secco, altrimenti non vi basterà fare un salto in profumeria. Adesso scoprirete perché lo struzzo deve correre. Esistono circa 10.000 specie di uccelli. Alcuni fluttuano nel cielo, mentre altri passeggiano nell'acqua. E ce ne sono per ogni genere di taglia. Ad esempio, quella extra large. Tra gli uccelli più eleganti del Nord America c'è il cigno trombettiere. Ha il collo lungo circa 60 centimetri, che gli permette di raccogliere la vegetazione molto al di sotto della superficie dell'acqua. Il cigno trombettiere è il più grande uccello acquatico del pianeta. Un adulto pesa circa 13 kg e possiede un'apertura alare di oltre 2 metri. Avere grandi dimensioni è importante non solo per proteggere il territorio, ma per proteggere anche i piccoli. I comuni predatori di uccelli acquatici tendono a non mettersi contro il cigno trombettiere, perché potrebbero uscirne con qualche dolorosa beccata. All'inizio della primavera capita spesso di vedere un cigno maschio e uno femmina che danzano sull'acqua. La danza fa parte del rituale di accoppiamento. Romantico, vero? Lasciamo questi piccioncini da soli. Il corvo è uno degli uccelli più imponenti al mondo. Non solo è grande, ma è anche completamente nero dalla testa alle ciance. Persino gli occhi sono neri. Ma dietro al suo sguardo minaccioso c'è un cervello straordinario. I corvi sono ritenuti gli uccelli più intelligenti d'assoluto. E uno dei motivi è che hanno una grossa corteccia cerebrale, ovvero l'area pensante del corpo. Possono comunicare agli altri corvi cose che sono successe in passato. Come e dove si trova qualcosa, o anche distanza. Questa è una caratteristica insolita per la maggior parte degli animali. Altro che cervello di gallina, non credete? Ci
sono diversi uccelli incapaci di volare, come il pinguino in Antartide e il limù in Australia. Ma il più grande uccello a non volare è lo struzzo. Lui vive nella savana africana. Questa zona ospita alcuni tra i migliori predatori al mondo. Animali come il ghepardo, il leone e il leopardo. Per sopravvivere, lo struzzo fa affidamento sulla sua vista fuori dal comune. Lo struzzo ha gli occhi più grandi di qualsiasi altro uccello. E non sono soltanto enormi, ma sono posizionati in modo da proteggersi dal sole. Hanno una struttura particolare, come la falda di un cappello, e possono scorgere oggetti molto lontani. Se siete dei predatori, forse fareste meglio a cogliere di sorpresa qualche altro animale. Adesso conosceremo lo scoiattolo artico e scopriremo come riesce a sopravvivere nella rigida tundra dell'Alaska. Esistono 62 specie di sciuridi al mondo. Questo è uno scoiattolo artico. Vive nell'immensa tundra dell'Alaska. Questo scoiattolo è sempre in movimento, probabilmente perché è tra gli alimenti preferiti da volpi artiche, ghiottoni, linci, orsi grizzly e aquile. Un comportamento tipico è quello di sollevarsi sulle zampe posteriori. Lo fanno per scorgere i predatori. Controllano se qualcuno nella zona ha l'intenzione di divorarli. Shh, va piano, amico. Con tutti questi predatori in agguato, forse è meglio abbassare il ponte. Sì, questa è un'ottima idea. Corri a nasconderti. Alla prossima puntata. Quello vale colorato sicuramente con servizio stampa Nick and Olsen. Marino e rana pescatrice. Coraggio, usiamo un
pratica, quando un predatore o una persona ingerisce questa tossina, subisce una paralisi muscolare. Questa difesa naturale permette al pesce palla di sopravvivere più facilmente, predando una grande varietà di specie che altrimenti dovranno proteggere la barriera. L'incredibile camaleontica piovra della barriera è un predatore eccezionale che mantiene la quantità di pesci nell'ecosistema ad un livello gestibile. Poi ci sono i grandi pulitori. Sfortuna, no, sempre. Questa è come una grossa centra. Proprio così. Le creature nella barriera corallina collaborano come una perfetta orchestra accordata e armoniosa. Ciascun organismo è uno strumento da seguire, tutti accuratamente bilanciati a formare una sinfonia perfetta. In questo caso, più da ammirare che da ascoltare e da proteggere ad ogni costo. Scoprirete perché il cuore di un colibrì batte 20 volte al secondo. E inoltre vedrete in che modo i pappagalli aiutano. Si estende per 500 milioni di chilometri quadrati, tocca l'Nord Italia e costituisce più della metà delle foreste pluviali rimaste sulla Terra. Una estrema varietà di creature è una vera meraviglia della natura. Proviamo a mettere su internet, su YouTube, e vediamo un po' che effetto che fa. Questo sto imparando a divertirsi su una della, ho prenotato con la Blocky Sony, ho proposto una, un obiettivo. Esatto. Dopo passa alla fase larvale, a quella della crisalide e della fase adulta. Anche l'uomo vive fasi diverse, da quella di neonato singhiozzante a quella di adolescente ribelle, fino alla saggezza dei segni tessuti. Ma per la farfalla è come se passasse da una specie all'altra, da viscidi bruchi a meraviglie alate. Sopra una lite in doppio ingrandimento. Ancora vi saluto. I granelli di colline che restano attaccati alle ali, alla testa o alle zampe cadono sugli organi genitali di un'altra pianta, fecondandola. Non lo fanno di proposito, è un incidente, ma molto positivo. Un altro impollinatore della foresta pluviale è il colibrì. L'aspetto più affascinante di questa creatura è il suo volo statico. Il colibrì è rinomato per la velocità del battito delle sue ali. Le batte molto velocemente, all'incirca 70 volte al secondo. Pensateci per un secondo. Ok, tempo. Nice.
Proviamo a mettere su internet. Su YouTube. E vediamo un po' che effetto che fa. Questo temporaneo divertissimo. La ho tenuto con la Blocky Sony. Ho proposto una direttivo. Esatto, per a quella della crisalide e della fase adulta. Anche l'uomo vive fasi diverse, da quella di neonato singhiozzante a quella di adolescente ribelle, fino alla saggezza dei segni tessuti. Ma per la farfalla è come se passasse da una specie all'altra, da visci di bruchi a meraviglie alate. Sopra una lite a doppio ingrandimento. Ancora vi saluto. I granelli di colline che restano attaccati alle ali, alla testa o alle zampe cadono sugli organi femminili di un'altra pianta, secondandola. Non lo fanno di proposito, è un incidente, ma molto positivo. Un altro impollinatore della foresta fluviale è il colibrì. L'aspetto più affascinante di questa creatura è il suo volo statico. Il colibrì è rinomato per la velocità del battito delle sue ali, che batte molto velocemente, all'incirca 70 volte al secondo. Pensateci per un secondo.